2-1, partita dalle tante emozioni, perché l'inizio, un primo set Novara avanti buttato, un quarto che insomma mezzo buttato, però poi è andata bene. Cosa è successo? Il primo è successo un po' come il secondo a Modena, avanti di 5 punti e non siamo stati in grado di far cambio palla. In queste partite qua credo che un po' incida anche la tensione della partita e l'importanza della partita, però non deve succedere, perché un set come il quarto deve finire a 12 o 13. La domanda più semplice del mondo, e adesso? Adesso siamo avanti noi 2-1, oggi secondo me era una partita crocevia, è molto importante, vediamo, adesso noi andiamo a giocarcela là alla grande. Siamo andati migliorando, la prima ci siamo un po' persi, però come avete visto i set sono andati sempre meglio, l'ultimo il pubblico era contento, l'abbiamo sentito. Eravate, cosa è successo nell'ultimo set? 20 a 10, qualcosa del genere, poi? Contro Modena in queste partite stiamo facendo fatica a chiudere subito. Non so cosa partiamo, sempre abbastanza forte, dopo c'è un calo. E sarà l'emozione, sarà, non lo so, però siamo state brave comunque a chiuderlo e a riprenderlo anche dopo il 20 a 10. Che... Adesso due partite per portare a casa tutto. Sì, adesso la pressione è alta, loro comunque sono loro che devono essere comunque sotto pressione, perché sono loro comunque in svantaggio, però hanno la partita in casa, sicuramente diverso, però noi comunque il risultato lo vogliamo portare a casa. La nota sul pubblico questa sera io credo sia stato grandioso, anche Fenoglio è a battere le mani con loro. Assolutamente sì, giocare in questo palazzetto così è un'emozione unica. È fantastico. Ha sicuramente fatto la sua parte, decisamente. Speriamo che arrivi qualcuno a sostenerci anche a Modena, perché sarà fondamentale.